Solito siparietto, Marco Vendrame, Gianni Passiglia, chi vuole cominciare a parlare per primo in una serata così? Perché Gianni? Già è più bello. Grande Gianni, mi dici un ricordo di questa serata? Prima mi hai detto una cosa, tu hai vinto il campionato e lui entrava dopo però quell'anno. No, è stata la vittoria di tutti, di chi è serio però, è vero. No, di chi giocava di più, di chi giocava di meno, era... No, la verità è questa, è stata un'annata fantastica, un gruppo eccezionale come forse non mi era mai capitato, tuttora non mi è mai capitato un gruppo così. Mi dici una sensazione di questa serata qua? No, bellissima atmosfera, fatto veramente piacere rincontrare tanti amici, tante persone care, tanti tifosi che conosco, e sicuramente una cosa positiva e speriamo che sia di buon auspicio per questo campionato dell'Arezzo che possano vincere il campionato. Marco, ricordavamo prima quell'intervista che facemmo nel lontano 2000 o 2001, insomma in quella stagione lì, sulle giostre in piazza Guido Monaco. Sì, è stata penso una delle interviste più scherzose, più belle, come giusto che sia anche il mondo del calcio, deve essere una gioia viverlo dentro il campo ma anche di fuori. Qua ad Arezzo sono stati degli anni indimenticabili, ci siamo divertiti, abbiamo lottato, abbiamo avuto molte delusioni, finalmente io sono riuscito almeno ad andare via da questa città con un bellissimo ricordo e spero che anche tutti quanti abbiano quel ricordo lì di me. Al di là delle battute che abbiamo fatto prima, insomma chi giocava di più, chi entrava dopo, ma di quel campionato vinto... Era la verità, non è che era una battuta. No, davvero. Ma di quel campionato vinto, adesso a distanza di 10 anni praticamente, 9 via, cosa ti è rimasto dentro? È rimasto il gruppo, è rimasto il bellissimo gruppo che c'era, l'atmosfera che si viveva dentro lo spogliatoio e fuori, sono rimaste tante cose, l'affetto dei tifosi, tutte le volte che magari sono venuto qui anche a giocare con le vecchie glorie viola, ok, sono sempre stati meravigliosi e questo è l'importante. Ti chiedo un'ultima cosa, a tutti e due, c'è un compagno che hai trovato un po' sciupato a distanza di qualche tempo già? Ma sinceramente mi aspettavo gente un po' più rotondetta, invece ho visto gente tiratissima, Teodorani in primis, è veramente incredibile che ha 41 anni, 42 quanti ce n'ha, una forma strepitosa. E tu Marco? Ah, io senti, qualcuno l'ho rivisto spesso, mi fa piacere aver ritrovato Gianni, Barbagli, Teodorani, Ogliari, tutti loro sono veramente contento di averli ritrovati. Tutti in forma, insomma, non hai visto uno un po' sovrappeso, dai? No, mancava Ricchiuti, penso sia l'unico, insomma, no, scherzo. Mando un saluto a Adrian, carissimo amico, quindi scherzo con lui. Grazie, ragazzi. Grazie a te.